Il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: di chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei commensali capì perché egli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli dice: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, per ora tu non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Gesù sapeva tutto, sapeva chi lo avrebbe tradito e come lo avrebbe consegnato, e non fa nulla per cambiarne la rotta. Il mondo, e noi in esso, farebbe carte false per sapere in anticipo, non dico i numeri del lotto, ma anche solo le proprie vicende sentimentali, il futuro dei figli, l'epilogo di storie intricate. Le cartomanti invadono le televisioni, gli oroscopi appaiono sulle prime pagine dei giornali. Sedute spiritiche e pellicole di fantasia legate alla magia riempiono le sale cinematografiche. Il desiderio di appropriarsi del futuro e di manipolarlo secondo i propri progetti di felicità ci accomuna tutti. Ci accomuna tutti. Vorremmo sapere, per regolarci, per parlare, per aggiustare, per non sbagliare, per non morire. E ci inventiamo prevenzioni. Diete fatte per essere smentite, assicurazioni sulla vita, contratti a tempo indeterminato. Tutte cose alle quali però ci aggrappiamo, illudendoci di aggiungere un'ora sola alla nostra vita. C'è addirittura chi si priva preventivamente di alcune parti del suo corpo per non ammalarsi di cancro. Gesù invece sa e non fa nulla. Anzi, lui conosce il destino che lo attende. E attraverso il crogiolo del Getsemani vi entra sereno, senza dire parola, come chi ha già vinto. Era consapevole che la sua vita non aveva altro senso e direzione che glorificare il Padre a Gerusalemme, cioè il Golgota e il sepolcro, per passare alla risurrezione. Sapeva perché portava sigillato nel cuore il segreto del Padre, l'amore che riempiva quella volontà, che alla carne appariva così cruenta. Gesù non aveva bisogno di maghi, di indovini e di oroscopi, neanche di illusionisti che vendono fumo spacciandolo per qualità della vita, o di politici che promettono denaro e lavoro. Non aveva bisogno di personal trainer e di motivatori, filosofi e tuttologi dispensatori di consigli e segreti per cavarsela e riuscire nella vita.
Gesù sapeva di essere figlio di Dio e questo era tutto. La volontà del Padre era la sua ed era amore perché nessuno si perda. Come Abramo e Isacco, i due si guardavano negli occhi come in uno specchio perché avevano lo stesso cuore, la stessa mente e lo stesso spirito. Esattamente ciò che manca a noi, che invece di fissare il Padre contempliamo narcisisticamente noi stessi. Per questo, tristi e insoddisfatti, siamo come obbligati a dare ogni giorno un senso alla marcia della vita, sforzandoci di cambiarne l'orientamento quando non è secondo le nostre carte di bordo. Ci illudiamo di stabilire la meta, tracciamo di conseguenza il percorso, dimenticando però chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Per questo oggi, accanto a Gesù, appare nel Vangelo con il capo reclinato sul suo petto la figura del discepolo che lui amava. Tu ed io. Siamo noi i discepoli che Gesù ama. La sua dolcezza, la sua tenerezza infinita, la sua mitezza di fronte alla storia che lo conduce alla morte, il suo amore, ci attirano a sé, nel profondo del suo cuore. La luce per la nostra vita, per comprenderne il senso e discernere il cammino, è la luce di Pasqua che emerge dal suo cuore squarciato, immagine del sepolcro aperto sulla vita e definitivamente serrato in faccia alla morte. Siamo chiamati a deporre la nostra mente sul cuore di Gesù, come un corpo nel sepolcro, come un catecumeno si immerge nella piscina battesimale. Pregava così San Francesco: rapisca, ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell'amor mio. Gesù ci chiama oggi a lasciare che i pensieri, i progetti, i criteri, fossero anche i più santi e ragionevoli, siano assorbiti nel fuoco del suo cuore, per vederli trasformati in palpiti d'amore. Nulla di smielato e sentimentale però, piuttosto l'amore autentico è fatto carne nella vita che muore per amore dell'amore di Cristo, l'amore che offre la mente alle spine della sua stessa corona, per non dimenticare il dolore dei peccati che sorgono sempre da un pensiero mondano e tenere desta la memoria della sua misericordia. Reclinare il capo sul petto di Gesù significa entrare nello scrigno del suo intimo, dove è custodito il senso di ogni evento, anche del più banale. Perché come scrisse il beato Cardinal Newman, il cuore parla al cuore e solo chi lo ascolta può coglierne i tesori. Tutto in noi è santo, così com'è. Non dobbiamo toccare nulla, niente da togliere nella nostra storia, niente da aggiungere. Giuda invece è finito sotto il dominio di qualcun altro, come scriveva Benedetto XVI. Chi rompe l'amicizia con Gesù, chi si scrolla di dosso il suo dolce giogo, scriveva, non diventa libero, ma diventa invece schiavo di altre potenze. Quando poi, comprendendo l'errore, Giuda tenterà un ritorno, l'orgoglio a cui si era consegnato gli impedirà di credere all'amore smisurato di Cristo. Non aveva infatti mai reclinato il suo capo sul petto di Gesù. Non aveva udito i battiti del suo cuore che si commuoveva per lui. Non aveva potuto quindi comprendere la sua parola e il suo amore. Giuda mangia il boccone intinto da Gesù, ma dubitando di lui. E, dice San Paolo, chi mangia dubitando si condanna. Gesù, pur conoscendo la malizia del suo cuore, non esita però a prendere quel boccone sacramento del suo corpo e a darglielo, perché sa che senza quel boccone non avrebbe compiuto la sua missione. È tremendo. Da una parte emerge l'amore di Gesù, che in quel boccone si offre da se stesso a Giuda e alla croce prima ancora di essere consegnato. Dall'altra si rivela l'abisso a cui può arrivare il cuore dell'uomo. Invece di reclinare il capo sul petto di Gesù, tutti possiamo prendere e mangiare i segni del suo amore con un cuore doppio, dubitando che sia davvero amore, e aprendo così a Satana la porta del nostro cuore. E dopo aver mangiato quel boccone, infatti, che Satana entra in Giuda. Prima c'era solo la sua debolezza,
che poteva ancora abbandonarsi alla misericordia di Cristo. Prima c'erano i suoi dubbi, i suoi ragionamenti, i suoi criteri, che avrebbe potuto gettare nel cuore di Cristo. Invece si è chiuso in se stesso, e quel boccone di vita si è trasformato in cibo di morte. Attenzione, si tratta di un pericolo in agguato per tutti noi. Giuda, infatti, è l'immagine di quanti, chiusi gli occhi alla luce dell'amore, si infilano nella notte della giustizia umana che non conosce misericordia. Attenti allora, perché Giuda, ovvero lo spirito malvagio e incredulo del demonio, ci aspetta al varco nella notte di questo mondo. È in ufficio, a scuola, forse in famiglia, in un tradimento, nel disprezzo, nella solitudine, o nelle malattie, nelle difficoltà, nei fallimenti e nella precarietà. Ci aspetta soprattutto con il suo ghigno beffardo, quando ci scopriamo peccatori, incapaci di amare, come un blocco granitico di orgoglio e superbia. È allora che, prendendo spunto dalla nostra debolezza, ci induce a dubitare, anzi a disperare e a disprezzarci, e così a rinnegare Cristo e il suo amore, troppo grande per essere vero. Giuda si nasconde anche nella paura di fronte alla grandezza della chiamata, sia al matrimonio o al celibato, nel terrore dinanzi alla possibilità di un amore indissolubile che urta con la provvisorietà delle nostre affezioni. Ma proprio le nostre debolezze e le contraddizioni della storia sono il luogo dove sperimentare che in tutto e in ogni istante scorre l'amore di Dio come un fiume di grazia. Ma per riconoscerlo dobbiamo accogliere in noi lo sguardo di Gesù, che vedeva la trama positiva, di grazia e di gloria anche negli occhi assassini di Giuda. Lo sguardo del suo cuore, che oltrepassando i deboli sentimenti di affetto e di giustizia di Pietro, lo vedeva già piangente sui suoi peccati, perché lo aveva già perdonato. Fratelli, per trasfigurare il nostro sguardo in quello di Cristo, entriamo allora con Lui nel cenacolo in questa vigilia della sua passione e impariamo ad entrarci ogni giorno, prima della nostra passione, prima di un'operazione delicata, di una decisione da prendere, di fronte alle difficoltà di relazione con il coniuge e i figli, dinanzi alla croce che ci attende. Prima del Getsemani, infatti, c'è il cenacolo, dove reclinare il capo sul petto di Gesù. Solo così impareremo ad entrare nella storia e a reclinarlo sulla croce, l'unico posto dove Cristo stesso ha potuto reclinare il suo. La croce, la storia, il luogo dove ora, il Figlio dell'uomo è glorificato in noi e dove anche Dio, il Padre, è glorificato in Lui che è vivo in noi. Ora, in ogni ora della nostra vita. Per questo dobbiamo entrare nel cenacolo, che è immagine della comunità cristiana, dove si ascolta la sua parola e ci si nutre di Cristo nei sacramenti, dove si diluiscono le angosce nella preghiera e si depone l'inconsapevole orgoglio di Pietro nell'abbraccio amorevole del Signore, dove si accetta la propria debolezza. Satana, infatti, lo si affronta solo nascosti nella fenditura della roccia, da dove far udire allo sposo la voce del nostro cuore, impaurito. Le tentazioni e le incredulità si vincono solo reclinati sul petto di Gesù, come il tralcio è unito alla vite, nella consapevolezza umile che da soli non possiamo nulla. Lì dentro, infatti, nella fornace ardente del cuore di Cristo sperimenteremo di essere i suoi discepoli amati, partecipi della sua stessa missione. Il fuoco del suo amore ci fonderà in Lui, perché si infranga su di noi, ormai divenuti una cosa sola con Cristo, il male di questa generazione. Chi vive nella comunione della Chiesa si abbevera ogni istante della misericordia che sgorga sul petto di Gesù. E, come diceva Giovanni Paolo II, non è forse la misericordia un secondo nome dell'amore, colto nel suo aspetto più profondo e tenero, nella sua attitudine a farsi carico di ogni bisogno, soprattutto nella sua immensa capacità di perdono? Suor Faustina Kowalska ha lasciato scritto nel suo diario: «Provo un dolore tremendo quando osservo le sofferenze del prossimo. Tutti i dolori del prossimo si ripercuotono nel mio cuore.
Porto nel mio cuore le loro angosce, in modo tale che mi annientano anche fisicamente. Desidererei che tutti i dolori ricadessero su di me, per portare sollievo al prossimo. Ecco a quale punto di condivisione conduce l'amore quando è misurato sull'amore di Dio. Ecco, nel cuore a cuore con Cristo, che travasa in noi il suo amore, in noi, in noi, che siamo ciascuno uno di quelli che ha tradito il Signore. Il suo amore in noi ci aiuta a vivere il prima di ogni evento della nostra vita, discernendovi il suo mistero pasquale che ci attende. E così, perdonati, purificati, potremo entrare in quel più tardi nel quale andare con Gesù dove lui già è andato, il regno dove riposare eternamente sul suo petto, del quale anche in questa Pasqua ci verranno donate le primizie squisite. Buona giornata, buon martedì santo.